Avete fatto entrare tutti? Ci sono ancora dei posti vuoti qua davanti, eh? Sto scherzando. No, perché non si può dire una cosa che subito la prende per buona. Cioè, non è... è un ragazzo sincero, leale. Pierfrancesco Di Liberto, per chi non l'avesse... Lirio Abate. Allora, va bene, se sono entrati tutti possiamo iniziare, perché freddo ne fa tanto fuori, non vogliamo che resti nessuno all'addiaccio. Buonasera, buonasera a tutti, molto bello vedervi. Mi guarda così, cioè, ma tu senti freddo, ma togliti sta, cioè, non si sta, non è che c'è tutto allora, questo freddo, cioè, no, mi ero vestito elegante per... cioè, ti puoi anche sbottonare, cioè, togliti. Però avvisa però che c'hai queste armi contundenti, però, cioè. Questo è un vestito vintage che ho trovato in un mercatino. Ci sono stati i paninari, poi ci sono stati i padani e poi prima gli italiani, cioè è una moda, poi cambia, può essere che torna. No. Comunque, se volete, c'è su Amazon, c'è i vestiti della Lega. Però Perugia non siamo... Ma hanno dei problemi perché li stanno vendendo, perché... Li vendono, io pensavo che Salvini avesse... Ma Perugia era stata Padania, no? No! Ma come... Ah, sì. No, nel senso, poi avete una parlata che di Padano non c'avete niente, è un po' come il Parmitano. No. Vabbè, ma devono raccogliere un po' di soldi, che lo sai che hanno quel piccolo problema di 49 milioni. Beh, io sto contribuendo, non so se vanno alla Lega, però io ho comprato questo, poi ho comprato la magliettina Torino-Padania, perché a maggio vado al Salone del Libro, ho pensato di... E poi c'ho anche Padania, magliettina Padania, sì, per la versione estiva, la versione estiva. È giusto, è giusto. Sono molto fiero di questa maglietta. È giusto. Anche se io volevo portare una maglietta, ma non è il caso di dire. Invece io sto invece con Saviano, per cui è la cosa quanto che, sei banale, quanto che sei bisogna banale. Contrapporre a questa Padania. Stiamo con Saviano, diciamo, rispetto a Salvini. Diciamo. Io sto con Salvini. Non si capisce mai, quando fai una battuta su Salvini applaudono tutti, ma chi ha votato Salvini? Perché non può essere... Era come Berlusconi, facevi le battute su Berlusconi e ridevano tutti, e chi ha votato Berlusconi? Cioè, tecnicamente qua dentro ci sarà qualcuno che avrà votato per Salvini e si vergogna, e questo gli fa un po' anche merito. No, ma no, magari ancora qualcuno che aspetta il posto, come si faceva una volta, ed è nella speranza che qualcosa arriverà. Qualcosa vediamo. Potrà arrivare prima o poi, prima gli italiani. Vabbè, però subito arrivato qua, lui si veste in questo modo, ci fa deviare dal discorso che poi magari approfondiamo. È un'arma contundente. Vabbè, che adesso c'è la difesa personale, la legittima difesa, per cui tutto vale. Però l'occasione è anche quello di raccontare un libro che purtroppo ma così non si no, dovete sapere che ha scritto anche un libro Pif, che è stato pubblicato da Feltrinelli, e gli hanno già subito censurato il titolo perché inizia con dei puntini di sospensione: che Dio perdona a tutti, che in effetti dobbiamo dirlo, perché è giusto che sia. Certo, Feltrinelli ha fatto una cosa un po' così, non voleva, però è futti futti che Dio perdona a tutti. Però io vorrei capire se non c'era lo spazio nella copertina e l'hanno, per una questione economica hanno abbreviato, oppure perché quanto sono punk. Allora, la realtà è questa: il problema è che si tratta di fede, e io Emilio. Gli italiani vivono la fede cattolica, la fede cristiana, la religione. Sì. E qualche anno fa io ho firmato 4 anni fa il contratto con Feltrinelli,
Salve, c'è di Feltrinelli, sì, grazie. C'è il signor Feltrinelli che controlla. No, ho firmato, ho preso l'anticipo e sono scappato. Perché? E per anni mi cercavano, io ogni volta che passavo davanti a Feltrinelli mi vergognavo, ho detto forse c'è la mia foto, perché no, più che altro facevo fatica a vedermi come scrittore. Giustamente, dice, no, vabbè, però, dire, ragazzi, è vero, io scrittore è una vergogna. Ma è un periodo come, dove tutti possono fare tutto. Cioè fanno, ecco, pure il ministro dell'interno. Esatto. Se Salvini fa il ministro dell'interno, io faccio lo scrittore, vaffanculo. E, no, vaffanculo. No, è rivolto al gesto, non al ministro, a Salvini. Io tifo, supporto Salvini. E, allora, cosa c'è? Allora, alla fine mi viene in mente questo di riciclare un soggetto di un periodo, detto, vabbè, io scrivo un film. Devo soltanto invertire un po' la roba, no? Invece di scrivere un film, scrivere un libro. Cioè, più o meno è sempre scrittura. E questa è l'idea di un film. Ho incontrato Papa Francesco, quel radical chic che ha i soldi e fa finta di vivere in un bilocale. Ma strada facendo l'hai incontrato? Cioè. E io in un'udienza quasi pubblica, insomma, con altre persone, io ho parlato e ho detto, Papa Francesco, io ho... Tra l'altro ho vissuto questo momento tremendo perché il prete che mi ha presentato a Papa Francesco ha detto lui è ateo. Io che ho fatto le suore, ho visto Marcellino Panevino, ho fatto tutte le cose che si doveva fare. Dicevo, ma perché devi dire al Papa che sono ateo? E io sono agnostico, io ho detto, guardi santità, io sono agnostico, ho frequentato anche i salesiani. E lui mi ha detto, ma sei agnostico perché hai frequentato i salesiani? Ho detto, no, non creiamo lo scisma. E io ho detto che stavo scrivendo questo libro e che in teoria si intitola, la verità è, si intitola Futti Futti che Dio perdona a tutti. Allora è stato il Papa che ha... No, allora però con la Feltrinelli ha detto, ma è il caso perché dobbiamo avvicinarci al mondo cattolico, la suora Paolina che deve mettere Futti Futti che Dio perdona a tutti... Però, crea imbarazzo. Scusa, siccome non siamo nella tua terra, Terronia... Ah no, hai ragione. Vogliamo spiegare Futti Futti che cosa... Perché vabbè, qui siamo capisce. In Padania... No, allora... ho capito, io penso che fosse universale, invece era è un'espressione che si usa in Sicilia, Calabria, forse anche in parte della Puglia, forse anche la Basilicata, però poi... Ma fanno parte dell'Italia queste... Sì, in Padania noi non lo avremmo capito, ah. Ed è... Vuol dire, è la sintesi perfetta di, appunto, di come noi viviamo la fede. È una fede facile, non è una fede... Cioè noi abbiamo preso la parte comoda della religione cattolica. Pecca e poi c'è il prete che ti assolve, c'è la misericordia. Però, come dire, si arriva alla misericordia tramite il pentimento. Ecco, abbiamo saltato il pentimento. L'immagine chiave... della nostra fede, secondo me, ora divento un prete, ma in realtà è un romanzo cazzaro, non mi prendete sul serio, è Trapattoni che durante la partita Italia-Corea del Sud prende la bottiglietta di acqua benedetta e incomincia a bagnarla così, da panchina, pensando che la Madonna dovesse intervenire, non lo so, parlasse al posto di, non so chi era il portiere. Quella è l'immagine, cioè non c'è differenza tra la superstizione e la fede. La toccata, le corna e l'acqua benedetta sono più o meno la stessa cosa. Ah. Io, che sono un moralista bigotto, cioè, dei gesuiti, ho puntato il dito contro questo atteggiamento ipocrita di voi italiani e ho pensato bene di scrivere questo romanzo e meno male che ho scritto perché qualche giorno fa sono andato di nuovo in Vaticano. Non mi dite come, ma... Perché il mio piacere era di riconsegnare, di andare al Papa e dire santità, l'ho scritto. E sono andato a un'udienza pubblica il mercoledì e lui si è avvicinato e io mi ripassavo, allora devo dire, si ricorda, io ho incontrato con Don Marco, sono venuto, avevo detto che avevo scritto un libro, dovevo scrivere un libro anche un po' per grazie a lei, è la storia di uno che decide di essere cattolico per 3 settimane e poi perde la fidanzata, gli amici, il lavoro... E finisce il libro e finiva la cosa, diciamo. Lui arriva e io dico salve santità, si ricorda, io sono venuto con Don Marco qualche anno fa, scrivo un libro dove uno diventa di cristiano e perde tutto e lui mi dice ah sì, mi ricordo. Futti futti, no, nel senso lui avrà avuto altre cose, non ho capito se me l'ha detto per carineria oppure perché ci ricordava di me.
veramente. E a un certo punto ha incominciato a sfogliare il libro. Ho detto, minchia, ora vede i puntini sospensivi e mi dice, hai questi puntini? E io dice, chi dico al Papa? Gli avrei dovuto dire, sì, questi puntini è futti futti che Dio perdona a tutti. A me che lui è rock and roll, però... E lui mi avrebbe detto, ma è futti futti che vuol dire? E vai a spiegare cosa vuol dire, perché letteralmente frega frega, materialmente no. E poi mi ha detto una cosa e mi ha incastrato, perché insomma, ma l'ha guardato e ha detto, ah, mi piace, sempre per carineria, immagina. E poi mi ha detto, mi ha guardato e mi ha detto, prega per me. Che io glielo dire, no, facciamo al contrario, che se non è più potente lei di me. E io purtroppo ho detto sì, cioè, che dovevo dire al Papa. E ora io, che sono un agnostico padano, come fai? Cioè io che ho smesso di pregare, e ora ho solo due cose: o dico una bugia al Papa e non ce la faccio, perché sono sempre un salesiano, un ex salesiano, un ha frequentato le suore, Marcellino Perenvino. Quindi ogni sera mi tocca dire, Dio, proteggi Santo Padre, ogni sera devo fare, non ce la fa, non devo dire. Che anche dal punto di vista laico, in questo periodo, ha un senso. Sì, ecco. Sì, però... però c'è pure... Tornando al libro, ecco, tornando al libro. Al libro. Matteo, secondo Matteo. Secondo Matteo. Allora, ve lo dico in breve, lo dico per quei pochi che non hanno ancora letto il libro... È la storia di un uomo che ama molto, ha una passione, i dolci siciliani. È autobiografico. Io, se potessi, mi snifferei ricotta siciliana, ma proprio così. Ma è una cosa, poi non vivendo più a Palermo, ma devo levare che sennò muoio. La possiamo mettere, la possiamo sdraiare qui con la sacra sindone. Quando, non vivendo più a Palermo, entro nelle pasticcerie, appena arrivo a Palermo, entro nelle pasticcerie e mi faccio quello che c'è. Io sono in una fase in cui sono un po' abbandonato l'iris, che il mio corpo non digerisce più, e mangio gli choux, che sono dei beignet mignon, non ci sono mai grandi, non so perché, con la ricotta. Eppure dal fisico asciutto che ti ritrovi non si direbbe, cioè. Affanculo. Pensa alla tua pancia. E quindi Arturo, guarda caso si chiama Arturo, il protagonista, è così appassionato di ricotta che non si fidanza, perché ha paura che la fidanzata possa mettere in dubbio, mettere in pericolo la sua passione, la profondità di Arturo. Incontra la donna della sua vita, la figlia di un proprietario di tre pasticcerie, che è un po' il mio sogno. La pasticcera. Io ho due sogni, io mi voglio fidanzare, lo dico casomai, io mi voglio fidanzare o con la figlia di un pasticcere, o con un medico che lavora al pronto soccorso. Medico uomo o donna? Donna. No, perché è una comunità pazzesca. No, tu sei di notte, è un malore. Se tua moglie lavora alle poste, ti devi alzare, prendere, vestirti, chiamare ambulanza, andare... Hai un malore. Amore, cosa c'ho qua? Questa cosa, la pigrizia. Io voglio... Se no voglio diventare il Filippo d'Edimburgo delle pasticcerie. Cioè, il Filippo d'Edimburgo, che problemi ha nella vita quell'uomo? Qualcuno recentemente ha fatto pure un incidente, l'unico che non si è fatto niente è lui. Proprio è predestinato a vivere tranquillo, anche se divorziasse, non di voi, ma anche se divorziasse, mica starà sotto i ponti, andrebbe bridge. E poi chi la ritira la patente? No, chi la ritira? Ma chi guidava? Chi gli dice alle vere? Io voglio diventare il Filippo d'Edimburgo, mangiare tutti i dolci delle vetrine e nessuno... ma lui non può, perché... Quindi lui si infinanza con questa donna della sua vita, ma tutto va benissimo. A un certo punto c'è un problema. Sai che durante la messa il prete dice una cosa, almeno quello che ricordo, e i fedeli rispondono. Quando la chiesa è piena, io ho sempre risposto all'inizio bene, poi super cazzola. Mi è successo una volta, e nel romanzo succede, che eravamo io e il prete. Due. Quindi non c'era la copertura e quindi mi aveva sgamato, che non sapevo cosa rispondere. E lui, la fidanzata, scopre in questa situazione che lui non sa cosa risponde. Escono dalla chiesa e dice, ma Arturo, ma tu credi? E lui risponde...
Sì, ci credo, ma come tutti, mediamente, spero che esista, ma così. E lì è il cataclisma, perché così nella vita di coppia è così, che tutto va benissimo, poi il battito delle ali in Australia fa, scoppia l'uragano in Germania. E crolla tutto, lei incomincia a fare una testa tanta, tu devi credere, alla fine lui, disperato, dice una mattina si sveglia e dice, sai che c'è? Io per, prima dice 4 settimane, no, facciamo 3, troppo, per 3 settimane sarò cristiano. Tu mi vuoi cristiano? Io sarò cristiano. E fa questo atto rivoluzionario, però... Applicando alla lettera... Applicando, ma neanche, in realtà era cazzaro, un cristiano cazzaro, anche una conversione cazzaro. Lui, lui, per farti capire, la sua conversione parte dal furto di un libro di catechismo del figlio di un suo amico. Cioè la sua conversione parte con un furto di un libro di catechismo, perché è tutto molto così, però è abbastanza per mettere in crisi tutto, perché poi lui applica questa sua, il suo essere cristiano anche nel lavoro. E sai che lavoro fa? L'agente immobiliare. Ora capisci che essere un buon cristiano, immagina se... e fare l'agente immobiliare è dura. Ci avete mai visto un agente immobiliare che fa entrare una... Oh, questa casa c'ha una serie di problemi che non riusciamo a spiegare, proprio lì c'è una perdita, mica abbiamo capito da dove viene sta perdita. No, l'agente immobiliare palleggia, no? No, ci sono anche quelli onesti. No, ma no, ma sono tutti onesti, però nel commercio è tutto un po'... Vabbè, devi un attimo... No. Cioè, no, ma no! Vabbè. Io sta storia è da 3 mesi, io mi aspetto una lettera dell'ordine degli agenti immobiliari, prima. E ti dicono, ci sono delle frasi, tra cui una suggerita da un agente immobiliare durante una presentazione, che disse, quando a casa fa schifo, cioè, che è difficile da vivere, cioè, è da personalizzare. Ovviamente da personalizzare. Se fa veramente schifo, chiaramente è per investimento. Vuoi dire, non ci andrà a abitare tu, prova uno stronzo che abita al posto. Poi un agente immobiliare mi ha suggerito un'altra cosa. Quando è all'ultimo piano, al quarto piano, buia, coi tetti che ti devi passare così, dice, è bohemien. È così, è la vita dell'agente immobiliare. E invece Arturo decide di dire la verità. Lì, guarda, lì c'è un problema del vicino che non, di solito i vicini sono tutti simpatici, le spese condominiali o sono bassissime oppure ti dicono ma non mi ricordo, ma sono basse, sempre. Lui dice la verità e questa cosa crea dei problemi. E poi ha un altro problema, lui va a giocare a calcetto con gli amici. Dal tuo fisico mi sembra capire che è da tempo che non frequenti lo sport, però non so se c'è qualcuno che gioca a calcetto. Io una volta dissi, io so giocare a... io paro. Ho fatto come Fantozzi. Io paro. Allora dico, tu pari. Allora tutto un entusiasmo intorno a me, non per amicizia, perché nessuno vuole parare. Appena dice io paro, diventa l'uomo dell'anno. Allora io ho detto, no, ma io non paro da un po'. No, ma devi giocare, sì, ma saranno 10 anni che non paro, no, ma devi giocare, ma saranno 20 anni che non paro. Mi ricordo una partita di beneficenza nazionale, artisti TV, non so che, c'era Alessandro Cattelan pure, che è un mio collega conduttore, non so se... Io facevo di solito due parate pazzesche, ho parato per un rigore e poi dei disastri clamorosi. All'inizio, sapendo che andava a fine così, dicevo, guardate che io non so parare, e mi dicevo, no, ma siamo qui per beneficenza, siamo qui per divertirci. Vabbè, non posso dire, c'era anche Geni Gnocchi. Io ho detto, vabbè, io l'ho detto. Sì, ma quello sa giocare però. No, Geni Gnocchi è bravissimo. Lo so. Però, allora, insomma, ogni volta che facevo un disastro, per esempio facevo un gol che... rilanciavo dalla battuta, dalla punizione di fondo, siccome non c'ho forza nelle gambe, la palla usciva malapena dalla mia area, arrivava sui piedi dell'attaccante che con un filo di imbarazzo diceva che cazzo devo fare, me l'hai passata, devo segnare. E ogni volta che facevo una minchiata, tutti quelli che mi avevano detto ma siamo qui per divertirci, siamo qui per beneficenza, mi guardavano malissimo. L'unico che mi guardava in maniera benevola era Alessandro Cattelan e faceva... E io quindi per tutta la partita sono andato avanti così, nel senso che ogni volta cercavo lo sguardo di Alessandro che faceva siamo qui per beneficenza.
Arrivato verso la fine mi hanno fatto un altro gol, che tipo io esco a destra, la palla era a sinistra, una cosa imbarazzante, che il pubblico si sarà girato per imbarazzo, disperato mi fanno gol, tutti mi odiano, guardo disperato l'immagine, lo sguardo benevolo di Alessandro Cattela, individuo, lo guardo e lui mi fa perfino Alessandro Cattela. O mettiamo gli spogliatoi. No, io credo di non essermi fatto la doccia, sono scappato direttamente. Quindi perché la beneficenza scompare. E così Arturo decide, con lo stesso meccanismo, Arturo decide di fare il portiere. Nel campetto del calcetto non c'è l'immunità cristiana. Cioè, non è che avete mai visto una partita di calcetto che a un certo punto uno dice una cosa e l'altro dice, no, la sorella no, no, abbiamo detto la sorella non si tocca, la mamma no, la mamma non fa quel lavoro là, Dio no, no, non si è mai sentito, vale tutto, tutto vale. E Arturo invece decide di dire la verità anche nel campo di calcetto, che è la cosa peggiore che si può fare in questo. E quindi perde anche, oh no, sto raccontando tutto il libro, non lo compreranno più, sto zitto, vabbè, insomma è questo il libro. No, gli fanno, no, alla Feltrinelli gli fanno la scuola come fare. Ecco, attenzione, notare addominali, ecco, possiamo stenderla qui come, ma è la sacra sindone. Mettiamola qua. Questa felpa è la dimostrazione che in questo paese si può fare quello che minchia si vuole. Cioè, si può dire tutto quello che si vuole. Beh, fino a un certo punto. No, perché ce l'ho la legittima difesa, io ti posso sparare. Cioè, non è che io ti posso dire terrore di merda, fai puzza, scappano anche i cani. Dopo 10 anni io ritorno da te e dico: ma si stava a scherzare. E tu mi dici. Non solo mi dice ti perdono, ma ti voto anche. Cioè, è un paese, è un paese meraviglioso. Beh, ma se tu immagini, devi immaginare che l'attuale ministro dell'interno, leader della è un senatore eletto in Calabria. Cioè, non stiamo. Ed è un genio quell'uomo! È un genio! È al Senato, grazie al collegio della Calabria che lo ha eletto, cioè non solo eletto, lo ha votato proprio, lo ha scelto. Nonostante la sua lotta contro il dialetto. La 'ndrangheta, sì, l'ho sempre visto lì in prima fila. No, beh, c'è andato per fare dei sequestri che hanno fatto gli altri. Ma la prima cosa che ha detto. E poi cambiò discorso. Sì, sì. C'è un video su internet di Salvini, perché è uno molto discreto, non si vede mai. Amico, ma è fidanzato, non lo so, è fidanzato, non si capisce niente. È molto, sta lì nel suo ufficio, devo lavorare, rompete i coglioni. No? È andato là, c'è un filmato, uno ha avuto il tempo di. Beh, lui è la prima cosa che dice, che lì ha messo veramente. Le indrine volevano scappare tutti in America, ha detto scusate sono molto stanco perché ho visto Peppa Pig con i miei figli, terrore tra le indrine, dice siamo fottuti, niente, è un po' distratto il ragazzo, però tornando al libro. Sì, torniamo, no però voglio dire, però il libro un po' si presta anche. Sì, e infatti in realtà ho avuto la fortuna di scrivere 2 anni prima che arrivasse il governo del cambiamento. Perché c'è. 2 anni prima, perché avevo il timore, ogni volta andavo a controllare la posta, ho detto a sto giro sono gli avvocati di Feltrinelli che si sono fatti vivi. E mi sono messo a scrivere. E la domanda di quanto siamo cristiani oggi è una domanda che ieri, 2 anni fa, aveva un senso, oggi ha più senso. Ora, questo non è un libro contro Salvino, contro il governo, è un libro molto leggero che si fa delle domande però. Quanto siamo cristiani, quello che stiamo facendo è cristiano, uno può dire non esserlo, cioè non è che non ti costringe, ormai neanche il voto cattolico cambia, cioè chiedono l'impeachment al Papa ormai, che cazzo è, no, quindi non è, dico solamente, perché è anche un po' di coerenza, io ho smesso di essere cristiano, sono passato al gruppo misto, sono diventato agnostico. Ma questo gliel'hai detto? Io gliel'ho detto al Papa, infatti quando mi ha detto prega per me, io dicevo, io lo faccio, ma non so quanto conta il mio.
perché a un certo punto io ho detto, io non credo ai miei, ho fatto appunto, ho visto Marcellino Panevino 8 volte, fa curriculum questa cosa, e ho fatto il Salesiani. A un certo punto mi diceva, ma tu sei cristiano? Io dicevo sì, per educazione, perché era verso i 30 anni, 35 ho detto, però io perché? Non credo nei miracoli. Oh, l'ho detto, non ci credo. Beh. Non credo al diavolo. Belzebù. Non ci credo. Cioè, secondo me l'uomo riesce a essere cattivo senza altre... E non credo a una serie di cose, quindi ha detto basta, divento agnostico, che è anche una paragolata, metti che muoio, cioè metti che muoio, incontro Dio, metti che esiste, io che dico, non è che ho detto sono ateo, ho detto vabbè. Ma non escludevo la sua presenza, poco chiaro, senza offesa, non è stato chiarissimo Dio nelle sporsi. Ma se c'è agnostico c'è anche paragnostico. Paragnostico non so cosa sia. Ah, io in quel caso sono un po' paragnostico, sono agnostico un po' per paura. No, in realtà io credo nel, cioè spero che esista, no? Cioè a me, io lo dico sempre, lo dico in terra... San Francesco, io non posso dire, c'è un santo, non dico quale, che è molto popolare, io non ci credo. È un santo con tre lettere. Che ti ha fatto? Santo Pif, no? Io a San Francesco, a me mette in crisi. Ma non perché parlasse con i lupi e con gli uccellini, magari lui diceva ciao al lupo, ma difficilmente secondo me il lupo rispondeva. Vabbè, questo... Non ci sono, insomma, secondo me non è vero, però a me mette in crisi tutto quello che potrei fare io, come tu, cioè io potrei, cioè mi mette in crisi quando lui fa una cosa che potrei fare anche io. Tipo, dimmene una. Dare tutti i soldi ai poveri. Io prendo, neanche devo andare in banca, prendo il cellulare e do tutti i soldi. È una cosa che potremmo fare. Non lo faccio. Amare il prossimo come te stesso è difficilissimo. È la cosa più difficile. Perché, prova, pensate alla persona che odiate di più e lo dovete amare. San Francesco andava... Oggi San Francesco sarebbe un radical chic, figlio di papà che fa finta di essere povero. E bussava, gli sputavano in faccia e lui ribussava, non aveva nessun senso di cattiveria. Lui è, San Francesco si avvicina ai lebbrosi, che probabilmente, giusto per gettarla sempre in politica, era quello che equivale oggi agli immigrati, cioè i lebbrosi erano la feccia della società, e lui ci va e lì scopre il mondo stando là. Cioè, questa cosa è quello mi mette in crisi. Allora, questa parte della fede mi mette in crisi. Allora, sono molto cristiano. Francia, infatti, mi ha definito un giornalista agnostico francescano. Io sono agnostico francescano. Agnostico francescano. Sì. No, ma questa ma forse per la vicinanza col Papa, diciamo, francescano. No, ma lui è gesuita. Infatti, io sono riuscito a dire, quando l'avevo incontrato la prima volta, ho detto, io guardi, ho fatto i Salesiani, però capisco che se avessi fatto i gesuiti sarebbe stato meglio, avrebbe fatto più curriculum. Ho usato questa espressione davanti al Papa, ho detto avrebbe fatto più curriculum, quando sono cretino io. Quando... No, ma io infatti non ho capito perché qualcuno non ha portato una telecamera a registrare. No, ma c'è, ahimè, purtroppo c'è un servizio, un filmato su internet che prova la mia coglionaggine che... davanti al Papa. Senti, ma in effetti, ma immagina, tu adesso hai raccontato San Francesco a distanza di tantissimo tempo, quello che racconteranno fra tre secoli, due secoli, e quelli che racconteranno San Matteo dei nostri tempi, perché già diventerà un santo, diciamo, fra due secoli. Cioè, cosa dirà? Tutto cambia, tutto cambia. No, però ripeto, coerenza. Per cui se tu fai il cristiano, se tu applichi... Cioè, se tu giuri sul Vangelo, innanzitutto leggilo, perché non fa male, non fa... Però se giuri sul Vangelo non puoi dire una frase come cacceremo i Rom dall'Italia e purtroppo quelli italiani ce li dobbiamo tenere. Io non credo che sia una citazione dei quattro evangelisti, ora non è che me le ricordo bene, non credo che... Non so, non c'è. Credo che gli evangelisti... Anzi. Cioè quel purtroppo stona un tantino col giurare sul Vangelo. Non giurare sul Vangelo, io nel libro non contesto il fatto che tu giuri sul Vangelo, fai quello che vuoi, però delle due l'una,
o dici purtroppo i rom italiani ce li dobbiamo tenere, oppure giù sul Vangelo. È l'ABC, proprio l'ABC del catechismo. Non fa una piega. Non fa una piega. E poi, ve lo dico sempre, quando il Papa dice Dio è per l'accoglienza, se il Papa fa un gruppo WhatsApp con Dio sono in due, cioè, dritto, non è che... Allora tu, cristiano, politico cristiano, che ti sei definito così, non ti, hai l'indirizzo è quello, se no non definirti cristiano, non pretendi il crocifisso a scuola, che poi è l'unico posto dove il crocifisso non va, perché è laica la scuola. Io cercavo all'inizio nel libro, c'è un però ripeto, non è un libro per, non è contro Salvino, non so più credibile, però in realtà è una riflessione, ripeto, fieramente leggera, leggero, riflessione, sono un bestseller, non posso sbagliare leggera, la sulla coerenza di essere cattolici, credenti, essere fedeli. Per cui alla fine, diciamo, se sei fedele, se sei cattolico, rischi. È un casino. Tipo, cosa ti può accadere? A parte quello, cioè, giocare a calcetto e non, no, perdi anche la fidanzata. Ti direbbero sei estremista, perché Arturo non fa niente di... che è molto, la sua conversione è molto alla leggera, però una cosa che urta tanto è la verità. Dire la verità è una cosa... Perché il problema è che sui grandi comandi... Ora sto diventando un prete, ma non sono... Sono molto bigotto moralista, ma un gran peccatore. I grandi comandamenti li rispettiamo tutti. Non uccidere, mediamente. Cioè, arrivi a fine giornata e dice... Oh, non è che dice mica... Oggi... Per fortuna se il comandamento... Lo si rispetta. Ora, non tutti, ma lo si rispetta. Ma che altri... E il problema è che la fede cristiana ti frega nel quotidiano, nelle piccole cose, è lì che ti frega. Che arriva, che si insinua. Eh sì, che lì sbagli, che tu sopravvali. Lui, l'errore di Arturo è che applica nelle piccole cose, nella partita di calcio, al lavoro, in relazione con i suoi colleghi. Ed è un disastro, non conviene essere cristiani da questo punto di vista. Ma dimmi una cosa, se mi sentisse santo padre, ecco, diciamo, ma siccome lui è santo, diciamo, ti ascolterà, già ti starà già percependo e domani dirà, secondo me lo avvelenano prima, no, in altri tempi il Papa Francesco avrebbero già avvelenato proprio, fortunatamente, perché siete complottisti, perché avete sempre questa cosa del complotto, dei papi che sono stati uccisi, sono durati 3 giorni eccetera, altri che riciclavano denari, diciamo, provenivano da organizzazioni segrete eccetera. No, io ho il sospetto, ho capito che il Papa secondo me ha molto meno potere di quanto sembra da fuori nel voler cambiare le cose. Dice. Ora io sono così intimo con Francesco, non lo posso dire, però... E poi la preghiera, io ho la dimostrazione, io l'ho messo per iscritto perché non credo alle preghiere, se qualcuno oggi, questa sera, mi risponde a questa domanda, io divento cattolico, mi converto. Qui, davanti a tutti. Esatto, io racconto un fatto che ho vissuto pure io. Io sono del 72... Lirio, siamo quasi coetanei, anche se sembra mio fratello maggiore. Noi abbiamo vissuto per anni, la mia vita si divideva in prima e dopo, non c'era avanti Cristo dopo Cristo, c'era avanti Italia-Brasile 82, dopo Italia-Brasile 82. Cioè nei mondiali, c'è il camera che fa, nell'82 ci sono stati i mondiali in Spagna. L'Italia era la Cenerentola, perché non avevamo avuto dei problemi. Avevamo avuto calcio, il nostro attaccante Paolo Rossi veniva dal calcio scommesse, quindi sì, era stato squalificato. Era la sfigata. Venivano da 3 pareggi, in porta c'era Dino Zoff, lo dico sempre, io non so se Dio esiste, ma Dino Zoff c'è. E questo mi conforta. Ci ho cenato, ho il suo numero di telefono, e Dino Zoff c'era mezza Juventus, Zoff, Scirea, Caprini, poi c'è Altobelli, credo che fosse dell'Inter, insomma, ora è una squadra delle squadre. Il Brasile c'aveva Zico, Eder, Socrates, Falcao, era il Brasile, il Brasile bastava
un pareggio per superare il turno. Scendono in campo, Arturo guarda la partita. Dopo 5 minuti l'Italia passa in vantaggio 1-0 di Paolo Rossi. Arturo festeggia, dopo un po' il Brasile pareggia, uno pari, il Brasile passa il turno e l'Italia no. Disperazione, dopo un po' 2-1 per l'Italia, l'Italia passa il turno e il Brasile no, due pari per pareggio del Brasile, non passiamo più il turno. Disperazione. E, non si impreca, diciamo. No, no, perché Arturo, immaginate, 10 anni. Fine primo tempo, incomincia il secondo tempo, Arturo non sa cosa fare, dico io come posso intervenire nella realtà? Le preghiere, le suore gli hanno insegnato che le preghiere hanno un potere e incomincia a pregare, parte con i classici, gli evergreen, Padre Nostro, Ave Maria e basta, non mi ricordo più niente, e quelli più... l'atto di dolore, atto per i morti, atto notarile, atto tutti gli atti possibili e immaginabili. L'Italia, l'Italia segna 3-2, quindi le preghiere funzionano. Dopo un po' 4-2 per l'Italia, segna Antognoni, l'arbitro ingiustamente annulla per un sospetto fuorigioco che non c'era. Sta per finire la partita quando a un certo punto Eder... Oscar, non mi ricordo mai, se Eder lancia un cross ad Oscar che di fronte alla porta e fa un colpo di testa clamoroso, la palla va nell'angolo, in un angolo a sinistra di Dino Zoff, di Dio Dino Zoff. L'altra volta lo cercavo, lo dovevo chiamare e dicevo ma non lo trovo, l'ho chiamato Dio Dino che sembra anche un po' una bestia. Lui fa, vede, intuisce dove va la palla e si lancia. Questo al rallenti, questo al rallenti, io me lo ricordo, se lo vedete dura forse un secondo e tanto, ma per me dura un'eternità. Allora Arturo guarda e dice cosa posso fare, cosa posso fare, cosa fare, decide prego con più velocità per due pum, pum. E fa Padre Nostro, Ave Maria, atto di dolore, misericordia, le beatitudini, non si capisce se come la preghiera o meno, lui per il dubbio le prego e là più velocemente Dino Zoff blocca la palla con le due mani, cadono per terra tutte e due, sia la palla che Dino Zoff, e la palla, una volta a terra, incomincia a rotolare verso la porta. Qui momento, in realtà sì. Non è così, ma mi faccio prendere. Arturo per tre, Piero Ignazio, credo in solo Dio, Padre Onnipotente. Alla fine, colpo di reni, Dino Zoff blocca con l'abbraccio sinistro la palla sulla linea della porta, l'arbitro vede che non è nel gol, lui prende la palla, la lancia, vinciamo la partita. Superiamo il turno, praticamente lì vinciamo, perché poi c'è l'Argentina, e poi c'è la Polonia, e poi Germania, trionfo, campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo. Allora Arturo è felice sia perché l'Italia ha vinto, ma poi dice perché è vero, le preghiere funzionano, io ho pregato e abbiamo vinto. Hai visto? Non è una cretinata, sto dicendo una cosa, le suore, funzionano le preghiere. E poi viene un atroce dubbio, che è anche il mio. Io ho pregato perché vincesse l'Italia e l'Italia ha vinto. Ma mentre pregavo, probabilmente dall'altra parte del mondo ci sarà stato un bambino brasiliano che come me pregava affinché vincesse il Brasile. La domanda è, perché le mie preghiere hanno funzionato e quelle del bambino brasiliano non hanno funzionato? È il mistero della fede. Ecco, se mi rispondete a questa domanda, io mi converto. È il mistero della fede. Ma questo dovresti sempre chiederlo al Santo Padre. Lui, sì, è un po'... Io temo che in fondo, neanche lui sappia la risposta. No, quello ma no, tutto. Però, non è una provocazione, è lì la fede. Cioè, se tu riesci a darti una risposta a questa domanda, in maniera sensata, è la fede. È il mistero della fede. È il mistero della fede. Ti vorrei dire così. Allora, può essere che forse noi siamo troppo vicino al Vaticano, magari arriva prima la preghiera, quella a Brasile, diciamo. Adesso mi è venuta così, cioè, allora è il comunicatore più vicino a Dio, noi ci passiamo da lì, è lo snodo, cioè dal Brasile deve arrivare al Vaticano. Sì, però se fosse stato così... Italia-Polonia vinceva la Polonia nell'82.
Ah, ah beh, questo... L'inquilino era polacco. Ma... E la fe, ma io lo dico, lo so che non dovrei dire, ma il limite forse di questo libro, che essendo agnostico affronto la fede nella parte più materiale della cosa, nella parte più pratica. E probabilmente se l'avessi scritto uno credente sarebbe forse anche più profondo, ora non dovrei dirlo perché lo devo vendere questo libro, però... Forse è quell'aspetto là mi manca perché non ci credo. Senti, ma può essere che anche credere, ad esempio, nelle promesse che fanno anche i politici, cioè i politici fanno un sacco di promesse, dicono un sacco di cose, ci promettono pure che cresciamo. Sarà un anno bellissimo. Sarà. È perché lui intendeva l'anno cinese, cioè il capodanno un po' spostato. Ecco, a questo mi riferisco, cioè per loro non, cioè le bugie per loro come che so, cioè... Ma io credo che si diano tutti una morale, nel senso, io sono convinto che Andreotti, sai quanto è amassi Andreotti, avesse una morale nel suo comportamento, cioè quando incontrava Stefano Montade, il mafioso palermitano, secondo me lui si dava una morale, non lo dico perché c'è scritto la sentenza, e credo che tutti si dia una morale, poi ognuno la vive come lui. Si diceva De Gasperi entra in chiesa e parla col Signore, Andreotti entra in chiesa e parla col prete. Ecco, poi ognuno si dà una giustificazione morale, ma tutti si danno una morale e probabilmente non si sentono anche coerenti. Ma l'altro, oggi ora riusciamo un'intervista, c'era un giornalista, non ricordo purtroppo chi, magari è qui, mi chiedo scusa, che mi aveva fatto notare questo simbolo. L'altra volta, qualche giorno fa, portavano del pane ai Rom e li hanno fatto cadere per terra. Se ci pensi, il pane è un simbolo, per i cristiani è un simbolo importante, e quegli stessi che probabilmente predicano il Dio, famiglia e patria, che pretendono il crocifisso nelle chiese, sono gli stessi che gettano il pane per terra per non darlo al prossimo che deve amare, che lo dico per quei pochi che non hanno capito, amare il prossimo per te stesso non è, come dice il ministro Fontana, perché il ministro della famiglia è arrivato a dire che no, perché ci sono molti cristiani qualche cristiano ci critica, ma non capisco, perché noi applichiamo la parola del Vangelo. Il Vangelo dice aiuta il prossimo come te stesso, e quindi noi aiutiamo i poveri prossimi a noi, quindi gli italiani. E dico, ma dimmi che sono un coglione, che è la stessa cosa. Cioè, se tu ci credi, è grave. No, dico, ma io... Cioè, se ci credi è grave, se non ci credi è grave uguale. È lì che la difficoltà. Ma allora, ripeto, coerenza, fai un passo indietro. Oggi, veramente, il voto cattolico non sposta niente. Sii un po' coerente. Ma secondo te c'è qualcuno che si può essere coerente con uno che indossava sta maglietta e allora dice prima gli italiani? E dai. Ma il problema, secondo me, il problema non è soltanto suo, ma anche dalla maggioranza degli italiani che non ricordano e fanno cattivo uso della memoria. Non ricordando. Però è veramente il meccanismo, è un meccanismo che funziona, è sempre funzionato, il passato ha funzionato e funziona sempre. Tu, poveraccio, che vivi come vado, Feltrinelli? Stiamo conquistando il governo, vedo che venderemo un sacco di libri. Tu che sei un povero e hai ragione a lamentarti con le tue condizioni, non te la prendi con chi ti governa, te la prendi con uno più povero di te, più disperato di te. È lineare, non ci sono spiegazioni. Io ho litigato, ho avuto un simpatico scontro con il ministro dell'interno Salvini, ecco, mi ricordo sempre, perché mi ricordo sempre il ministro della cultura, ma quello dell'interno niente. Sì, Salvini. E mi ricordo, mi aveva scritto un signore disabile che mi diceva, io ero di estrema sinistra, perché io gli dissi,
Io non, la mia polemica è, io non voglio un ministro dell'interno che dica abbiamo abbattuto una casa abusiva dei sinti. Io voglio un ministro dell'interno, ma ci credo veramente, lo direi anche se ci fosse uno di sinistra, io voglio un ministro che dica abbiamo abbattuto una casa abusiva. Punto. Questa è la soluzione di tutto. Non è, è proprio, non c'è, i paesi più civili si vive dove la regola è, e lo dico, cioè voglio dire, non è che io sono immune alla legalità, e poi la legalità è bellissima perché è antidemocratica. Sei bianco, questa è la legge, sei nero, questa è la legge, sei rom, questa è la legge, sei alto, questa è la legge, se sei la legge è questa, non c'è, questa è la... Guarda, l'altro giorno, non so se hai visto, c'è stato un video di un ragazzo di 15 anni che dialogava con un 52enne al quale il ragazzo voleva far capire al 52enne, uno di Casa Pound, che secondo me hanno dei limiti diciamo cerebrali. Io non sono d'accordo, non lo dico... Hanno dei limiti proprio cerebrali, a far comprendere che diciamo il problema non erano i rom, ma come dicevi tu, il problema è che a casa sua o a casa degli altri entra qualcuno a rubare, che poi possa essere il rom, possa essere l'italiano, il problema è che entra qualcuno a rubare, certo. E quindi non è un problema dei rom, è che il problema è che continuano ad esserci i furti, e allora quello è la sicurezza, per cui se un ragazzo di 15 anni deve spiegare questo a quel signore lì che ha dei limiti. Ti devo dire, lo guardava un po' come dire, cioè non, l'aveva un po' anche azzittiti, questa è la grandiosità di quel ragazzo. Li ha azzittiti tutti quanti, perché poi si sono andati a rafforzare quel 52enne altri cervelli di Casa Pound a dire che appunto li stava provocando. Perché io non sono d'accordo, c'è una sezione di Casa Pound a Perugia? Io non c'è. No, il problema è proprio questo, per cui è quel ragionamento. Tu sei sotto scorta, io no, ecco, vorrei evitare di... Prendo le distanze, ecco. Però quando lui dice in maniera meravigliosa, un romanesco strepitoso, quando dice appunto se mi rubano i rom, il problema non è i rom, il problema è che mi rubano e non dobbiamo lasciare niente indietro, nessuno dietro. Ma quando dice, ora non so se è credente o meno, ora sembra che sembra un prete, però quando dice la Chiesa è questa, sì, questa sì. È la Chiesa. Sì, sì, ma la cosa più bella, scusa, ma adesso mi viene perché mi sta facendo ricordare che c'è stato qualche lettore che ha commentato, diciamo, attaccandomi, ha detto: ah, ma quel ragazzo è stato mandato dai centri sociali. Ma ce ne fossero mille mandati dai centri sociali così, con quel cervello a 15 anni, ma magari arrivassero che formati in questo modo, e speriamo, e sono sicuro che ce ne sono a 15 anni. Io spero che il futuro dell'Italia, del nostro paese, di queste città, sono nelle mani di questi ragazzi. Come Simone di 15 anni o la ragazza che lotta per il rispetto dell'ambiente, arriva dai ragazzi, e se un ragazzo del genere deve spiegare a uno che prima lottava per la Padania e adesso fa finta che la Padania non c'è più, ma nasconde 49 milioni e fa finta che i 49 milioni non ci sono più, che sono soldi nostri, fra l'altro soldi degli italiani che lui si è incassato, cioè, che, ed è una cosa per cui non stiamo parlando di un fatto privato personale, stiamo parlando di soldi pubblici e soltanto per quello interveniamo. Ecco, quando arriva tutto questo, bisogna che la mente degli italiani si apra, che inizi a ragionare, perché come dicevi tu, e questo invita a ragionare sulla religione, deve invitare a ragionare sul fatto che non bisogna guardare ai sinti, per cui ai rom, se hai la pelle di colore diversa dalla mia e non puoi avere dei diritti, no, bisogna avere tutti gli stessi diritti e bisogna che tutti abbiano la stessa sicurezza in una città e in un paese. No, però questo deve essere garantito da un ministro che deve dare l'esempio per tutti, perché un ministro è per tutti e non soltanto per una parte degli italiani. Premesso che non sono d'accordo. No, perché lavorare in Rai è un casino, ragazzi, scusate. No, l'altra volta, quando ho avuto il diverbio con Salvini. È fidanzato, è sposato. Ma che te ne frega, lascialo perdere. E questa è una discrezione fuori luogo.
E lui mi scrive uno dicendo: io sono di estrema sinistra, ho avuto un ictus, ho 60 anni, sono in mezzo alla strada, campo grazie ai miei figli, e quando vedo i rom chiedere l'elemosina davanti al supermercato mi girano le palle. E io ho detto: hai ragione a lamentarti, se in questa situazione lo Stato non ti sostiene, figurati, io ho fatto la battaglia per l'assistente, per l'assistenza di disabili, ma se non ci fossero i rom a chiedere l'elemosina tu saresti così? Cioè la vigliaccata è dire: non aiutiamo gli immigrati perché io penso ai terremotati, cioè mettere gli immigrati con i terremotati è una cosa che, perché non è che i terremotati vivono in quel modo per colpa degli immigrati, siamo la settima nazione economica al mondo, forse ormai la decima, se passa un altro mese di governo la 22esima, però dico, secondo me possiamo sostenere sia i terremotati che gli immigrati. Certo, se ti freghi 49 milioni è più difficile, però si può fare, questa è la cosa, e ci sta riuscendo. Andiamo dall'altra parte, il libro ce lo siamo dimenticati. Diciamo, non è che la sinistra, l'altra volta mia sorella a Parigi, si può dire che è una sorella? Si può dire, una, sì. No. È stata derubata da dei rom. Parigini. Che sia chiaro, quindi tornata a casa loro, dice sono a Parigi, non sta, non c'è. Però lì ho capito tutto. È stato un segnale che lei, una sorella di sinistra, chiama un fratello di sinistra e gli dice: è successo questo in Roma. Sì, e ho detto: guarda, se tu fossi stata una sorella di destra che chiamava un fratello di destra, avremmo avuto la soluzione chiara. La soluzione l'avremmo. Avremmo il progetto politico e in questo momento anche avremmo il politico che applicherebbe il progetto politico e arrivare alla soluzione. Invece tu sei di sinistra, parlando con me, un fratello di sinistra, e non sappiamo che pesci prendere. Non sappiamo a chi rivolgersi. Mia sorella ha fatto la denuncia che si imbarazza, non ha detto rom, mi sembra che fossero slavi perché aveva paura di essere razzista. Questo è un segnale. Cioè, quello di destra ha un riferimento politico, ha un progetto politico, ha una soluzione politica, che se sei di sinistra fa schifo, e che se secondo me sei cristiano dovrebbe far schifo, però io non sono un prete, sono agnostico, l'ultimo che posso parlare. Se sei di sinistra non sai che pesce prendere. Cioè, Zingaretti è una brava persona, forse è troppo una buona persona, ci vorrebbe io lo vedo, mi fa tenerezza, è una persona educata, lo vedi, parla, non sbaglio i congiuntivi, è una cosa, la zeppola, c'è una zeppola, ma niente di grave. Beh, qualcuno che doveva rimettere un attimo in sesto, no, un po' l'ha fatto, però la galanteria, non, io mi sono preoccupato per la sua gentilezza e la sua educazione, è un signore, qui è la guerra, qui quello non si guarda in faccia a nessuno, cioè è saltato tutto. Oggi c'è stato uno scontro di tweet, diciamo, dentro lo stesso governo, diciamo, ormai ci si litiga sui social. Ma io ti dico che rimanga tra di noi, ormai questo si può fare, perché non c'è. Quante volte, dico ai quelli di sinistra, quante volte vi è uscita la frase, dico, stai attento, era meglio Berlusconi, l'ho detto. No. Poi mi sono pentito, ma l'ho detto. No. Dai, ma dai. Lirio. No. Silvio. Non devi scivolare. Sì, vedi che esiste due cose nella vita. Vedi che esiste il diavolo. Salvare le sue aziende, diventare ricco. Vedi che esiste il diavolo. Ti sta tentando. Era coerente il suo percorso. Sapeva di dove andare. E con chi ci doveva andare? Angelina Alfano, Angelino, io ti ho dubitato della tua intelligenza, ma tu eri Churchill, eri Winston Churchill, uno statista. Ma se avessi saputo cosa succedeva dopo, chi veniva dopo. Io mi devo dissociare da tutto questo, perché, ma non sia mai. Uno c'ha le pepite d'oro e le tratta come merda. Ora, lo vedi che esiste il diavolo? Allora, ecco, devi tornare dal Papa, perché ti devi un attimo, perché queste sono tentazioni che possono far
scivolare, diciamo, nel... Mi rimetto, ecco, la felpa, va. Perché quello è il periodo, questo è il periodo di Berlusconi, anche, Non, quello che resta. Non so, cioè, se era anche Arcore o se era poi quello che restava di lui o delle sue ragazze fan, eccetera, però era questo. Era questo. Ti ricordi Goodbye Lenin? C'è una signora, c'è il comunismo, era in Germania dell'Est, va in coma, cade il comunismo, lei si risveglia e il figlio tenta di ricostruire il comunismo per comunicare con... È la stessa cosa, un leghista cade in coma mentre sta prendendo l'acqua benedetta del Po, scivola, sbatte, si risveglia ed è tutto cambiato. Va là, terrori di merda! No, ora sono nostri amici. Come sono? Ma è un terrore di merda, ragazzi! Io sta cosa proprio non ce la faccio! Sarà ingenuo, ma io il napoletano leghista non ce la faccio! Il parmigiano leghista non ce la faccio! Non è una questione di destra o di sinistra, non mi viene! No, non ma ce la cosa che ti fa rabbia è anche quella... che per Napoli fece pure una canzone, c'è un video che lo ricorda, ma tra l'altro canta lui, non è che si attacca, è lui che parte col coro. C'è la cosa incredibile, che è lui che parte col coro. Però adesso lui va a Napoli, c'è un'ora e mezza di fila di selfie di napoletani con questo signore, ma secondo me loro non erano attratti dall'ugola d'oro di Salvini che cantava Napoli. Sì, però è anche vero che l'ordine, allora non è che se vai a Napoli o a Palermo senti una città bisognosa di legalità e ordine, diciamoci la verità. Tu vai a Napoli, c'è quello che ti fa il mattone, cioè, ma a Palermo non è che proprio, lo dico da palermitano, non è che è una città che esprime desiderio di legalità, ordine. Però se io scendo in politica e dico siamo stanchi degli spacciatori nigeriani, abbiamo abbattuto la casa abusiva dei sinti, cioè alla fine l'italiano è sempre, si sposta, non lo tocca mai. Se hai evaso, non c'è il condono, c'è la pace fiscale, che è una cosa meravigliosa. Abbiamo fatto un video con l'Espresso, cioè tu devi pagare le tasse. Se non ti beccano, come sempre, se ti beccano paghi a zero interessi. E non sto scherzando, sembra uno scherzo, è in 30 comode rate. A rate, paghi a rate. La stessa cifra che avresti pagato se non ti avessero beccato, a rate. E poi c'è questa cosa meravigliosa, perché diciamoci la verità, il Made in Italy, su cosa punta il Made in Italy? Qual è il settore che proprio ha bisogno? Siamo famosi nel mondo, le sigarette elettroniche. Hanno fatto una legge che se un'azienda, un produttore di sigarette elettroniche, conoscete, aveste un parente, evidentemente un settore caro al governo del cambiamento, se lo becca un'azienda, paga soltanto il 5%, quindi se l'azienda di sigarette elettroniche ha evaso un milione, paghi 50, un miliardo, paghi soltanto 50 milioni. Perché? Non si è capito. Non il rivenditore, il produttore. Il produttore, che è un po', vabbè, si sa che le sigarette elettroniche trainano l'economia italiana, evidentemente. Come ci sfugge questo dato. Ma va bene tutto, va bene tutto. Io sto diventando cattolico, perché in questa situazione, non ti dico politica, le scelte politiche, ognuno, no TAV, si TAV, non ne contesto, su quelle ideologiche ho paura, e io... Quando vedo il pane per terra che stanno dando a un rom, a quello che è, io ho paura e sento il bisogno di tornare in chiesa. Questa è la potenza di Salvini. Non so se gli fa piacere, però è così. Però vedi, è uno che ti porta sulla... Sì, perché in Gesù, in Papa Francesco, vedo una boa dove attaccarmi. Però adesso la devo dire una roba, cioè, mentre lui ha parlato a Roma dei Casa Monica, per cui dei sinti, ha detto persone criminali, e Roma in mano a queste persone, cioè c'è una
un'altra sentenza che è in appello e dice che sono mafiosi, che riguarda Massimo Carminati e i suoi fascisti compari, i tuoi amichetti, diciamo, di cui Salvini non ha mai fatto cenno, cioè non ha mai detto le case, perché gli hanno pure sequestrate a Carminati e Camerati delle case e degli immobili, non sono mai andati lì a dire adesso le distruggiamo, le affidiamo, anzi dalla parola, cioè dalla bocca di Salvini non è mai uscita la parola Carminati. È vero. Mai. Forse perché sono romani o forse perché sono camerati. È una cosa su cui dovete riflettere. È una cosa così, a Roma sguisciano su questo, perché Carminati è ancora nel cuore dei romani, però anche forse nel cuore di Salvini. Perché, se se la prende con i Casamonica, che non hanno ancora avuto sentenze, cioè manco in primo grado, mentre con Carminati, condannato in appello per mafia, non ha mai detto una parola? Diciamo che se c'era una vaga possibilità di fare la terza serie della Mafia Uccide Solo d'Estate, diciamo che da stasera proprio ci sono giocati. No, però è vero, ma la RAI è immune da questa cosa. Comunque, detto questo, il libro non parla di Salvini, è un libro sulla coerenza, ecco, sulla coerenza religiosa. La coerenza, la religione al tempo del populismo, cioè questa religione che, beh, certo un po' l'avete censurato, però, cioè un po' questa censura bisogna... Ma meno male, guarda. No, meno male no, perché Futti Futti, poi tutti quanti avrebbero chiesto su Futti Futti, diciamo... Vai a spiegare al Papa, sua santità, il Futti Futti, cioè, un po' gliel'hai spiegato, cioè che cosa riguardava. Non ha commentato il titolo, fortunatamente. Ma magari in Argentina c'è un'espressione simile. Ma lui credeva che fosse questo il titolo, PIF. No, secondo me pensava che il titolo fosse PIF. Secondo me... Perché diciamo... il nome è un pizzico più grande del titolo. Perché sì, in effetti un po' di megalomania, diciamo, da questo punto di vista. Ho detto che avevo protestato, perché ho detto io volevo puntare sul mio... Cioè, perché puntare sempre sul mio fisico, sul mio corpo? Puntiamo anche sulla mia testa. Ho detto facciamo anche più piccolo, però... Ma tu, diciamo, ne hai approfittato sulla testa, perché sai che in Sicilia avrebbero risposto in un altro modo sulla testa. Per cui, comunque, tutto questo vorremmo capire una cosa. Vogliamo fare due domande, tre domande da voi. Se non c'è nessuno, no. No, ma all'inizio è sempre così. Non vi dovete... Mauro Casciari, devi fare domande? Sì, no, ce l'ho una io. Ce l'ha. Aspetta, grazie. Che ti arriva il microfono. Però domande facili, Mauro. Sì, cioè, lo sai che lui è... Allora, buonasera a tutti. Mauro Casciari. Sì, no, per carità, ciao a tutti, ciao. Allora, buonasera Lirio. Oltre a non aver visto l'ultimo film e metà del penultimo, non ho ancora letto il libro, però l'ho appena comprato su iTunes, 9,99. E volevo chiedere, c'è qualche possibilità che questo libro converta un altro ateo come me verso il cristianesimo? Eventualmente, cioè, verso quale, diciamo, zona, voglio dire, cioè... Non so, cioè ti porta verso la religione, no? No, dico verso quale... No, in realtà... No, io dico sempre... Ora, ne parlo serio, sembra che sia un libro serio. Cioè, è serio, però anche non è così. Non è... No, la mia amica l'ha letto coi punti dell'operazione, ha detto faceva ridere e non è riuscita okay. A finire tutto. No, io dico, da quando sono diventato agnostico, Dio è più presente nella mia vita. Cioè, nel senso che quando tu sei fedele, credi in chiesa, vai la domenica in chiesa, non ci vai, però non sembra così grave, non ti fai troppe domande. Quando hai una fede automatica, quando hai, Papa Francesco parla dei cristiani da salotto, questa alla leggera, quando prendi la parte comoda e facile dell'essere della fede, io non mi facevo troppe domande. Invece da quando sospetto... La non esistenza di Dio, mi faccio molte più domande. Ora, io non è che aspiravo a convertire le persone, questo no, però la speranza è, come quando faccio una puntata del testimone o faccio un film, è che la gente finisca di leggere il libro, finisca di vedere un film,
di un mio film e scatti la discussione, quello sarebbe un successo. Che io ti metta a convertire, temo che non ci riuscirò, però farti fare qualche domanda è lo scopo della mia vita alla fine. Bene, grazie. Un'altra domanda, l'ultima mia, visto le tue grandi doti in ogni campo, hai mai pensato di cantare e magari anche... Ti prego. No, sono arrivato, manca questo, no. Chiedo, no? Il libro l'hai scritto, film, se canti emigro, questo volevo solo ancora. Ecco. No, perché lo conosciamo, le doti canore. No, io purtroppo sono stonato. Ah, bene, mi basta questo. Però, ad altri, grazie. Però vi do questo scoop al Festival del Giornalismo. Aia. Guarda, lo volevo dire ieri a Vinita, gli ho detto no, lo tengo per il Festival del Giornalismo. Io ho una passione che è incominciata in maniera un po' snob, così. In realtà poi ho capito che mi prende, io ogni mattina non mi sveglio se non la sento. Ora lo so che tu ci sta scherzando. Io ogni mattina mentre faccio la doccia sento Non dirgli mai di Gigi D'Alessio. Cantala. Che è una canzone bellissima. Cantala. C'è una strofa meravigliosa e non dirgli mai che il vostro amore non è sesso, non dirgli mai che il vostro non è amore e sesso senza cuore. Bellissima frase. Anche perché ho vissuto un periodo in cui il mio amore si era fidanzato con un'altra e quindi mi ci rivedevo. Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero e la paura di quel temporale come ci stringeva. Tu disegnavi il suo profilo. Tu disegnavi il suo profilo immaginando un figlio. No, aspetta, cazzarò. Minchia, aspetta, rifalla che ti devo filmare, guarda. Tu disegnavi il suo profilo. Ma non ci posso credere. No, perché la devo cantare, non dirmi mai perché siamo stati a letto per un giorno intero e la paura di quel temporale come ci stringeva. Le nostre liti sui capelli, io. Le nostre liti sui capelli, gli occhi immaginando un figlio. Tu disegnavi il suo profilo e poi strappavi il foglio. Io ho incontrato Gigi D'Alessio e io ho detto, un po' come Alfano, ho detto scusa Gigi, io ti trattavo da quella canzone come una canzoncina d'amore napoletana, una cosa, chiedo scusa, quella canzone è bellissima. E lui mi ha detto, l'ho cantata, era il compleanno di Giuliano San Giorgi, che ha fatto 40 anni, sembrava il telegatto, dove dicevi c'era qualcuno. Frank Matano dice, chiama Gigi e Piff, cantiamo Non dirgli mai. C'è stato un equivoco, perché io dicevo, ho detto ok, cantiamola, però io pensavo come Ricchi e Poveri, cioè cantiamo contemporanea. Allora loro pensavano che fosse, prima la canti tu un pezzettino, poi la canto io, e poi... Quindi io non lo sapevo, e ho cominciato a cantare e non la smettevo più. A un certo punto Frank Matano si è fermato e ha detto scusa, c'è Gigi che vorrebbe cantare la sua canzone, se... e mi ha promesso, lo dico Gigi, se sei in ascolto, non so se segui lo streaming del Festival di Giornalismo, non credo, però qualcuno mi l'hai promesso, ha detto vieni a casa mia, non aveva sentito che cantavo così male, vabbè, vieni a casa mia, ci esercitiamo e poi andiamo al concerto e la cantiamo. Ma non è successo ancora, non è successo, oh signore. No, ho sempre invidiato il rapporto, questo libro lo ha stravolto, capito? Cioè questo incontro col Papa, con Dio eccetera, è diventato Gigi D'Alessio, una cosa, cioè, non era così, cioè drogati. Chi c'è? C'è nessuno, vedo che ha colpito. Aspetta. Eccolo. Scusa, prima di questo Matteo abbiamo avuto un altro Matteo che era un rottamatore e diceva di essere di sinistra. Io mi ritengo uno di sinistra, ma la coerenza anche lì mi è sembrata molto latitante. Diciamo che io sono stato alla Leopolda,
c'ho questo peccato, non so, me lo rimpiango. No, ma non lo rinnego, nel senso che in quel periodo, contrariamente ai consigli che qualcuno gli dava, ma dalla Leopolda, Lirio, faccio bene, non c'è andare, va bene, ok, mi dici così, poi accendi la TV e lo vedi là che fa interviste, che cazzo non ha detto? Ci ha detto che non ci va. No, io avevo questo entusiasmo perché potevo andare la platea, non è che mi avessi possibilità di parlare così e polemizzare col PD perché aveva candidato e non aveva espulso il mio amico, ormai siamo amici, ciao Vladimiro Crisafulli, che era un senatore del PD di Enna. Io avevo questo, polemizzavo per una sciocchezza, l'avevamo beccato i carabinieri a parlare con un mafioso tale Raffaele Bevilacqua, tanto per colpa sua, l'avevo detto in un suo libro. Scusa, ma parla per te, ma perché devi dire sempre le persone? Cioè, i carabinieri di Ragusa, di Pergusa, mettono le camere per fare un'indagine su Raffaele Bevilacqua, che è un mafioso che era uno stato già in carcere, che parlava con Provenzano nei pizzini. Esatto, questo lo dici tu, se non è un signore per me. Mentre stanno facendo questa indagine, arriva Vladimiro Crisafulli, lì, che nel film, nel paese si chiama Crisafulli, nel mio film così, un pezzo. Vasata, ciao Raffaele, come stai? E parlano di raccomandazioni e appalti, e questo appalto a chi hai dato? No, quello io ho dato a questo. C'è un paese normale direbbe minchia, e effettivamente i carabinieri hanno detto minchia in maniera da carabiniere, non so ora l'espressione da carabiniere. A un certo punto c'è un diverbio, uno dei due dice: non mi rompere i coglioni, si fa come dico io. Uno dice: il mafioso al politico, no, Crisafulli al mafioso dice: non mi rompere i coglioni, si fa come dico io. Ora, alla fine i magistrati dicono che penalmente non è un reato parlare di appalti con un mafioso, a meno che non si è dimostrato che ci sia stato uno scambio vero. E questo è il punto di vista penale. Dal punto di vista morale, forse una domandina a Crisafulli si dovrebbe fare. Ecco, allora io avevo questa occasione di dirlo. In un periodo che devo dire, io l'ho detto, a me Renzi all'inizio mi piaceva, cioè quello che diceva la rottamazione, poi era un po' estremo, un po', però ha un concetto che mi piace. Ti dirò di più, nella mia ingenuità, era un periodo anche piacevole, perché c'era Renzi che in maniera più borghese all'interno del PD, e mi piaceva che fosse all'interno del PD, voleva cambiare tutto, voleva cambiare cose, e all'esterno c'era Beppe Grillo che in maniera meno borghese, più radicale, voleva sfasciare tutto. Secondo me era un periodo che diceva, e una rivoluzione che sia da parte di Grillo e sia di parte di Renzi ha parzialmente funzionato, parzialmente, non del tutto. Poi quando lui si è alleato con Verdini e il tanto desiderato Alfano, io gliel'ho detto, ma gliel'ho detto sia privatamente, non è che ciao Matteo ti vuoi dire che stai facendo una stronzata, no, non ho questa confidenza. Però ho detto che non era esattamente quello là. Poi lui dice: però grazie all'Unione Civile l'abbiamo fatta grazie a Verdini. Però io dicevo sempre: ma Verdini ha votato l'Unione Civile, ma in cambio che vuole? Verdini è di mare di montagna, diciamo, sì, politicamente. Non facciamo battute. Verdini c'è sempre, in qualche modo, se non c'è lui c'è qualche parente, è l'olio per l'insalata, no? Esatto, è lì. Però io non mi voglio pentire, cioè secondo me io non contesto, cioè io ovviamente ogni tanto c'è, cioè Luisella Costamagna, che anche se il giorno in cui se vincerò mai un Oscar dirà però lui è andato alla Leopolda, che cazzo è, cioè secondo me io ci credo, quando credo una cosa non me la getto, e non mi sono pentito perché Crisafulli si è candidato a sindaco di Enna e non è stato eletto, e si è contribuito anche in minima parte. E poi non lo hanno più messo in lista. E poi l'hanno messo a parte, che devo dire, con tutte le cose, Renzi su quello è stato coerente, non gli ha dato il simbolo e l'ha fatto. Poi, sul fatto che non fosse di sinistra, è una bella discussione, perché ti confesso, e gliel'ho detto pure durante un'intervista, quando ho visto Pier Ferdinando Casini alla Casa del Popolo di Bologna, volevo invadere la Padania, volevo invadere.
Però lì il problema della sinistra è un problema che un'altra serata ci vuole, sì, perché sì, come disse uno del PD della Toscana, è diventato il partito della ZTL, cioè dentro ZTL tutti votano PD, il problema è fuori, ma lo dissi a Radio Capital, massacrato, insultato, poi esci, non ti insulta nessuno, però appena apri internet e dissi, facciamoci due domande, perché io mi ci mettevo io e sono di sinistra, vivo in centro, il problema dell'immigrazione qual è? Uno che si avvicina con un paio di calze le vuoi? E dico no, non le vai. Finisce il problema dell'immigrazione, vai a vivere in periferia, ci sono dei problemi che evidentemente la sinistra non ha risposto, non sa dare una risposta, è un po' come, e quello è un problema enorme, non è facile. Ci abbiamo l'ultima domanda? Dove? Lei la sua. Comunque non è un libro politico, io lo dico perché ogni tanto guardo Feltrinelli. È qui. È un per tutti, non è contro Salvini, non è contro... L'hanno ritirato già, adesso mi ha detto che l'hanno già ritirato. Oh, abbiamo venduto 100.000 copie, ragazzi. Cioè, sono un best seller, io sono la colonna culturale di questo paese. Sto spodestando Fabio Volo, c'è una lotta. Beh, questa... Sei sulla buona strada, che poi, che prima di passare a lei, diciamo, su Crisafulli lui aveva ragione, anche perché per spodestare Crisafulli era un politico fino a pochi anni fa che aveva un bacino di voti che arrivava fino a 100.000 preferenze. Ma se tutti quelli che hanno comprato il mio libro, sì, speriamo non siano gli stessi. Non lo so. Hai avuto un picco di vendite in Sicilia? No, io ogni volta che mi invito a Enne dico non ci vengo, scusate, però io ho paura. Però in realtà io tutta sta roba l'ho letta nel libro I complici di quest'uomo. Non indicare le persone. Ma non vi dico la cosa squisita, che un giorno vado a rinnovare il passaporto e la poliziotta mi dice, mi guarda e fa, ma lei ha precedenti penali? Io ho detto, ma no. No, guarda, non glielo potrei dire, ma c'è una querela che parte da Enna. Enna, chi può essere che mi ha querelato? E la cosa meravigliosa che Crisafulli mi ha querelato, non perché ho detto che lui ha incontrato un mafioso e ha parlato di appalti e raccomandazioni, mi ha querelato perché io ho detto cacciate Crisafulli dal PD. Beh, si è sentito offeso. Non c'erano riusciti D'Alema, Violante, arriva il credito. Cioè, quello vabbè, il fatto che abbia incontrato un mafioso, sono cazzate, però il fatto che io abbia detto vai via dal PD è una cosa che non si poteva. Il giudice l'ha letto, mi dice ma che querela è sta, l'archiviata. Solo che si sono dimenticati di comunicarlo ai poliziotti e ogni volta che torno dall'Italia e posto il passaporto fanno tutto un sussulto e mi guardano e dicono ma lei ha problemi con la legge? No, io spero che Cristo culo. Il PD. Sentiamo la terza domanda. Spero che questo sarà una domanda facile. No, ti prego, cose facili. No, non dovrebbe esserlo. Personalmente ho dei problemi a essere credente in questo momento, sia nella chiesa che nella Padania. Sì. Soprattutto per il fatto che le donne sono delle persone di seconda classe. Lei si definisce femminista? No, qui apriamo una roba che lui è a favore delle donne. Anche no. Berlusconi, però. Si scherza, eh? Dal tono della voce dovrei dire sì, certo. La verità è un'altra. Vale anche per l'omosessualità. Parto dall'omosessualità, lo dissi al Festival di Torino, c'è un festival di cinema omosessuale che da 30 anni, non so se il paragone è azzeccabile, però è un po' su queste cose, nel senso che la realtà è fino a quando non ti ci ritrovi non lo sei veramente. Io mi ricordo, io dissi, quando vedo due omosessuali che si baciano, due maschi, due femmine, i maschi, quando sono due maschi, dentro di me, in fondo, proprio c'è un pezzettino nel mio cervello che dice che credo sia proprio una questione generazionale,
Però io sono per l'adozione, ho fatto delle puntate, sono convintissimo che la famiglia naturale, insomma, non è, biologicamente non esiste. In altre epoche le famiglie erano composte da non esiste, è culturale. Anche il presepe, la tradizione cristiana, il presepe non è quello che ci mettiamo ora, no? Quindi è una mica, sto allargando. La realtà è che io se fossi una donna sarei femminista. Tipo non mi depire, faccio così, vaffanculo così. Mi vuoi? Questo è. La realtà però è che la mia lotta contro il femminismo non sarà veramente, non sarà completa al 100% perché non sono femmina. È lo stesso motivo per cui noi, cioè vabbè, se avete visto Green Book, era lineare, c'è l'italoamericano che un po' razzista, appena lui si fanno una battuta razzista a lui, all'italoamericano, si incazza e capisce veramente. La realtà è che le cose cambieranno fino a quando le donne cambieranno, cioè le donne, cioè se aspetti uomini, ciao, io mi sento femminista, un maschio femminista, ma capisco che non lo sono veramente, se lo sarei veramente se fossi femmina. Il problema è che spesso i più maschilisti sono le femmine, però qui apro una discussione che... Però vedi delle cose che tu dici... Però hai dato il senso alla risposta, penso. Cioè, che non voglio fare l'ipocrita, sì. Io capisco di non essere veramente femminista come dovrei. Però se fossi stata femmina... Sì, io avrei rotto le scatole. Sì, 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 sei stato insopportabile. Questo Dio ci ha dato questa grazia che non sei diventato. Esatto. Ma io sono un bigotto moralista, io faccio la morale a tutti, quindi ho una figura di femminista. Sì, fino a poco tempo fa la faceva anche a me, immaginatevi. Se, vabbè, o la chiudiamo qui o facciamo il bonus dell'ultima, se dite di sì. Se, cioè, appena ho detto sta cosa avete alzato la mano, chi è che ha alzato la mano là sotto? Cioè, ma tu sei l'ultima, non può essere. Sei uno o una? Non lo fa apposta perché è l'ultima e quindi lei deve fare tutto il percorso col microfono. Valentina, scusala. Vai lì, ti scusano. Guarda. Sinceramente non la vedo. Ti è gettata un po' troppo sulla politica, forse. Un pizzico. Perché ora domani spunteranno. È arrivato un telex da Feltrinelli, ci hanno ritirato tutti. Per finire in leggerezza, ma Arturo, con l'amore, alla fine come finisce? Come ti chiami? Angela. Arturo? Alla fine abbiamo parlato di religione, e l'amore ai tempi del populismo. Non ti può spoilerare il libro, però. L'amore, ah no, ci siamo scordati l'amore. Ci siamo scordati. È sto titolo, mannaggia chi l'ha fatto sto titolo, perché amore e religione... Ai tempi del populismo. Ma mi sembrano le cronache... Recenti mi hanno detto che l'amore sta trionfando. Si amano tutti in quel governo. E vince, Berlusconi l'ha sempre detto, l'amore vince sull'odio. E lui di amore se ne intendeva. Ma vedi, per fare una riflessione semisera, viviamo in un periodo così... tremendo, equivoco, ambiguo, dove non ci si può fidare, che uno dice ma Di Maio a Camporella c'era andato veramente o c'era il fotografo? Salvini ama veramente la figlia di la sua nuova fidanzata? È tutto così equivoco, così ambiguo, tutto filtrato dai cose che anche un sentimento puro come l'amore viene messo in discussione. Però c'è stato un mio amico che è un esperto di Camporella eccetera, che ha analizzato, che era toscano, l'hanno arrestato poi che ha analizzato le foto di Maio e dice se ci vai lì con quell'erba, se fai delle cose, i vestiti non sono così puliti come sono nella foto. Vabbè, cioè, ma l'hai visto, però Di Maio è tutto pulitino. Nel senso che c'è una roba... Ma magari era all'inizio, non lo sa. E poi con la foto di Savardi con lui. Scusa, no, il era fotografo fine... deve aspettare. Ma quella foto là era post o pre? O lui era così stanco a salvare l'Italia che stava per e si è addormentato? Non lo sapremo mai.
Però c'è l'amore, questo è l'importante. L'amore l'amore populismo non si capisce se. Per cui l'amore è importante in questo governo e soprattutto in questo momento storico. Io un consiglio: bisogna imparare dal passato. La memoria è importante. Amore va bene, ma stiamo attenti che fate la fine di Berlusconi. Cioè, troppo amore fa male. Cadono i governi. Però... La memoria è importante. I campi di concentramento dimentichiamoli, ma le oggettine, l'esperienza è importante. Ecco, cioè, sarebbe stato cioè, un colpo di genio mediatico, sarebbe stato in questo momento, che so, al posto di trovare la fidanzata, due fidanzati uomini, pum, e si baciano, cioè due no, del governo avrebbe, che sono... Se lui facesse, ma sarebbe 2.0, un Berlusconi 2.0, fare la foto con due gnocche clamorose. Chi, lì chi, gli italiani chi? Voterebbero chi? Salvini. Lui fa un selfie con due gnocche clamorose che si porta appresso. Lo voterebbero il 90% degli italiani. In estate l'ha fatto con la trans, quella lì. Con... No, la FAO è vero, cioè non è che sta... Dico... Ora è eccessivo, dico forse è troppo, però... Però è andato al governo poi. Col trans? No, non con il... Ha fatto la foto col trans. Quello... Ma non se n'era accorto. È una non famosa. Mi sembra il tipo. È una famosa. Maurizio Paradiso, no? No, adesso non mi viene il nome, magari. È una famosa, una famosa. Vabbè, comunque sono fatti loro, cioè, vivete quello. Però secondo me la risposta giusta è quella, che nel senso che è tutto così falsato e che non si capisce niente, poi uno fa, nella vita sua fa quello che vuole, però è tutto falsato, io non ci credo. Cioè, io non mi fido più di niente, di nessuno. Però per chiudere, sì, possono fare e sono affari loro, però finché sono il signor Salvini Matteo, che non fa il ministro, che non ha un ruolo pubblico, che non fa il vice premier, perché quando fa il vice premier e ha un ruolo nel governo, qualche cosa alla gente, agli elettori la deve dire, deve essere un po' più chiaro, cioè, perché tutto quello che fai diventa pubblico. Questa è la differenza fra il privato e l'uomo di governo. È un po' quello che faceva Berlusconi. Perché Berlusconi le oggettine o le altre cose avevano un ruolo? Perché era un uomo di governo, per cui sei un uomo pubblico, non puoi più fare quello sì, che... Sì, però in passato non è che tu sapevi i fidanzati e le fidanzate dei politici, non sentivi neanche il bisogno. Appunto. In Italia non c'è mai stata questa abitudine di sapere chi è... Perché adesso... E perché è tutto alla mera, tutto si vende, tutto si, non lo so. Tutto è amore. Sì, ripeto, voi mi immaginate Pisanu, mezzo nudo con la moglie che lo fotografa, cioè, sarebbe una scena orribile, sarebbe una... E forse Pisanu non lo faceva, a parte non c'erano i selfie, ma anche perché pensava, dice, cazzo, allora io sono ministro dell'interno, forse un po' di discrezione. Eh beh, sì. Ebbè, sono i tempi che corrono. I tempi che cambiano. Comunque Mussolini ha fatto anche delle buone cose. Volevo chiudere con questa cosa. Va bene. Allora, grazie a tutti, grazie per essere rimasti con noi. Pier Francesco Di Liberto, PIF, con questo libro, con l'amore e tante cose belle in questa epoca di populismo che ci assale. Prego.